metterci 3 ore di bus. Ce ne abbiamo messe 6 e mezzo. Siamo arrivati e non c'è il proprietario dell'alloggiamento. Bello, per tutto oggi. Bellissimo, tutto nuovo. Peccato non c'è un cazzo di nessuno che ha. Quindi aspettiamo ancora un po'. Tanto sono 4 e mezza. Perché no? 4 e mezza del pomeriggio, cosa fai gli disturbi? È ovvio che non ci sia nessuno. Aspettiamo ancora un po'. Comunque questa storia dei bus abbiamo deciso che è una cosa colombiana, nel senso che in Colombia funziona così, perché non possiamo essere noi che ogni bus si raddoppia il tempo. Quindi staremo attenti nelle prossime tappe di evitarne quelle proprio più lunghe, perché è eccessivo, non si può andare avanti così. Abbiamo lasciato Medellín, città pazzesca, bellissima, ci è piaciuta moltissimo. E come ci avevano detto già i colombiani che abbiamo incrociato prima, molto avanzata rispetto alle altre città, anche rispetto a Bogotà. Si vede benissimo però i problemi che ha avuto, però si vede la speranza che la gente ha per andare avanti. C'è da dire che appena ti sposti un attimo dal centro di Medellín, inizia già ad essere un po' meno avanzata, un po' meno carina, un po' meno sicura, però è molto bella, ci è piaciuta tantissimo. In più sono molto gentili. In più la gente, come ci avevano detto, la gente di Medellín, tutta un'altra pasta rispetto al resto della Colombia, sono super gentili tutti, chiunque abbiamo incontrato. Ce l'aveva detto diversi colombiani, aveva detto, oltre che essere una bellissima città, anche gli abitanti molto accogliente, molto gentile, e lo sono tantissimo, penso i migliori dai tempi del Brasile, forse un pochino di più addirittura del Brasile. Adesso siamo arrivati in questa bellissima cittadina, invece Jardín, sta iniziando pure a piovere. Sta cominciando a piovere. Però è una cittadina bellissima, tutta colorata, non mi viene da dire turistica, ma non è colombiana, non credo sia fortemente turistica, però non è colombiana, nel senso è fatta un po' ad hoc, secondo me un po' di immigrazione, però davvero bella. Guarda, guarda, sale bello. Oggi girettino nei dintorni di Jardín. È bellissimo, un villaggino bellissimo proprio perché è in mezzo, incastonato in mezzo alle colline. Appena fai qualche passo fuori dal centro, sei in mezzo alla totale natura, come qua. Queste sono fincas, però non è natura selvaggia. Sono fincas perché abbiamo sbagliato strada, ovviamente, di diversi metri, centinaia di metri. Abbiamo sbagliato strada, adesso torniamo indietro e cerchiamo di andare alla Cueva dello Splendor, che è la zona più famosa di queste parti. L'attrazione più famosa, perché è una bella cascata. Non sappiamo se riusciamo ad arrivarci, sia perché continuiamo a perderci, ma sia perché il tempo è un po' così oggi. Stamattina diluviava, speriamo regga adesso. Vediamo se riusciamo ad arrivare fino là molto bene, altrimenti ci godiamo un attimo tutta questa natura. Sentire dentro.
Sì. Se huele già di caffè, non so se così verde. Siamo saliti un botto, seguendo le indicazioni di un blog in internet. Abbiamo trovato un contadino che ci ha detto: ma va là, avete completamente sbagliato strada. Siamo scesi, ma siamo scesi troppo. Siamo arrivati fino giù, ci siamo resi conto che era troppo in fondo, non andava bene. Eravamo quasi tornati al punto in cui un altro contadino ci aveva detto di andare avanti. Quindi siamo ritornati su. Adesso abbiamo appena incrociato delle altre persone qua sulla via e hanno detto che è giusto. Speriamo. È il primo cartello che incrociamo. Avremmo già camminato tipo 3 ore. È il primo cartello che incrociamo. Adesso sappiamo di essere giusti. Però porca vacca, non si inizia sotto l'attrattiva a mettere i cartelli. Mettete la direzione un pochino prima. Intanto Luca è entrato nella moto fino alla caviglia. Dichiarazioni? Meglio di no. Dai che domani dobbiamo solo fare 1000 ore di bus con quelle scarpe. Oh no. Oh no. Voi sapete se siamo giusti per la cueva delle Splendor? Scusate, voi sapete? Cosa hanno detto? Credo parlino solo spagnolo. Da qua mancano un altro, cos'è che ho detto? Un paio d'ore scarse. 1:40 giù di lì, quindi sì, ora che fai qualche foto, un paio d'ore di camminata. E il tempo non promette per niente bene. E sono 11:30. Adesso decidiamo il da farsi. Piccolo tratto in discesa senza pioggia. Bisogna tarellare, se no non arriveremo mai più. Dobbiamo andare là.
Io ho già detto che io puccio i piedi e pazienza. Luca sta cercando di ingegnarci. Abbiamo provato a buttare dentro una pietra per farci un ulteriore gradino, è rotolata via. Fallimento totale. Non credo che ce la faremo a non bagnarci. O tiriamo fuori i piedi, andiamo a piedi nudi e ci rimettiamo le scarpe di là. Tanto è sparita l'altra pietra. Su poco. Puccia il piede quello sporco, così intanto si pulisce la scarpa. Io mi sento già i piedi bagnati solo al pensiero. No, sei pronto? No, mi è venuto in mente che ho il telefono in tasca, non è. Ho portato cade, calo di fianco, non calo quello che fa. Ma scusa, salta lì su quelle rocce queste. Vuoi saltare lì? No, i tipi saltavano su quella, solo che quella lì ti fai male. Scivoli. Facilissimo per il mio Luca. Aspetta. Io ti consiglio di mettere il sinistro lì e arrivare qua dal dietro. Ok, adesso provo. Niente riprese perché sennò mi faccio male sicuro. Fatto più facile del previsto. Non abbiamo neanche i piedi eccessivamente bagnati. I tipi che stavano tornando e hanno pucciato fino alle ginocchia ci avevano preoccupato per niente. Speriamo non si alzi il livello per il ritorno. Però quello lì ci pensiamo dopo. Ci preoccupavamo per le scarpe sporche o per non farci bagnare i piedi, siamo stati attentissimi, siamo stati bravissimi, non ce li siamo bagnati. Poi siamo arrivati alla cueva delle Splendor, per fortuna però, perché vedevo già come miniatura del video fallimento, e invece no, ce l'abbiamo fatta, bravi, bisogna sempre far così, chi la dura la vince. Però siamo in stagione delle piogge, quindi oltre ad aver preso l'acqua, arrivare fino là perché ogni quarto d'ora pioveva, per fortuna non super acquazzoni, però pioveva abbastanza tanto. In più, essendo stagione delle piogge, la cascata era super piena, quindi anche per arrivare fino alla buca dove c'è la cueva delle Splendor devi passare attraverso un fiumiciattolo che normalmente ha le sue pietre, riesce a passargli sopra. Ad oggi le pietre erano sotto l'acqua, quindi abbiamo le scarpe completamente bagnate. Mi è entrata l'acqua proprio da dover togliere l'acqua dalle scarpe, sono rimaste belle piene d'acqua. In più anche alla cascata viene giù acqua da tutte le parti, è molto più potente di quello che è normalmente. E quindi per riuscire ad arrivare a vedere tutti i punti che volevamo vedere siamo andati proprio sotto l'acqua della cascata vestiti.
sì, molto molto bagnati. Però dai, speriamo non ci venga il raffreddore, l'importante è quello, perché abbiamo i piedi bagnati oramai da ore. In più, dopo aver camminato 6 miliardi di anni, abbiamo detto quando torniamo prendiamo un mototaxi, un tuk-tuk, qualcosa che ci riporti al paese. Peccato che non c'è in giro un'anima, nessuno c'è in giro, quindi fermare un mototaxi o un tuk-tuk è impossibile. Per ora perlomeno, e siamo già una buona parte del cammino fatta. Numero di telefoni non ne abbiamo, quindi niente, probabilmente arriviamo fino a casa a piedi, vediamo. Sa di fatto che di tutti i trekking che facciamo ci stimiamo tantissimo che camminiamo tanto, ma non è quasi mai volontario camminare tutto quel tempo. Ce l'abbiamo fatta? Quasi. Belli, puliti, tirati a nuovo. Non abbiamo ripreso l'ultima parte del ritorno, perché una volta lasciata la cueva delle Splendor, siamo andati avanti per la nostra strada a piedi perché non passava anima viva e quindi non potevamo decidere di prendere un tuk-tuk o un mototaxi o qualcosa, però abbiamo incrociato due contadini che si sono presi bene appena gli abbiamo chiesto il nome delle piante, si sono presi bene e ci hanno detto: vi accompagniamo noi nella città. Io sul momento poi ho pensato: boh, non una macchina, ci accompagnano. Dobbiamo arrivare alla macchina, e arrivati alla macchina ci accompagnano loro, perfetto. Invece erano a piedi, prima di tutto. Ci hanno accompagnato loro attraverso i campi delle finca, che erano completamente immoltati. Il mio Luca è caduto più volte. Io ho fatto tutta la strada per mano con uno sconosciuto, che però mi ha aiutato a non cadere. Disastro, però molto divertente. Poi è stato bello incontrarli, sono stati super gentili anche loro, come tutte le persone che ci sono qua. Adesso credo che faremo una bellissima dormita, delle migliori mai fatte ultimamente. E buono, abbiamo finito i nostri oltre 4.000 passi per oggi. Nulla di volontario, però è andato tutto bene. Ah, dimenticavo, Mira, ho anche trovato il tempo per tagliarmi i capelli. Scusate. Che passò? Un secondo fa non ce n'era nemmeno uno. Oggi lazy day. Siamo stati tutto il giorno in hotel praticamente, tranne qualche passeggiata, giusto perché dobbiamo smaltire l'acido lattico. Sì, perché abbiamo deciso di fermarci un giorno in più, perché se ci mettevamo oggi a stare 30 ore su un bus, credo che non avremmo più camminato in tutta la nostra vita dopo la faticata di ieri. No, ci voleva un giorno di riposo. Allora stiamo smaltendo l'acido lattico camminando per questo pueblito che è di un bello che incanta. Ci hanno appena confermato che è molto turistico, la gente che vediamo sono turisti e non residenti, immigrati. Io avrei scommesso il contrario, perché non so, sì, ovvio che vedi che sono stranieri, però non è il classico clima turistico. Di solito dove ci sono i turisti tutti vogliono venderti qualcosa, tutti cercano di imbrogliarti. Invece abbiamo incrociato solo persone super gentili, nessuno che ci voleva vendere niente, naturalmente, nessuno. Anche abbiamo l'alloggiamento in un ufficio turistico, ma non hanno insistito per niente di farci comprare pacchetti turistici, zero. Quindi avrei detto che erano immigrati, invece abbiamo scoperto che sono proprio turistici. E niente, ci godiamo l'ultimo giorno qua, che domani si parte e ci aspettano. No, non dirlo. Non dirlo. Andiamo a lanciargli il nuovo USB. No! Scappato. Porca vacca, ci siamo appena visti una scena dalle più pessime degli ultimi tempi. Ho appena finito di dire che è un paesino bellissimo, carinissimo, dolcissimo. E c'erano tipo tre turisti sul cavallo
uno di questi turisti mi era putrefatto, era ubriacissimo, si reggeva sul cavallo, dopo pochi secondi l'hanno tirato giù, i loro amici si appoggiava al muro, non stava in piedi. E i cavalli ovviamente vanno in base a dove li indirizzi con le mani, figurati una persona quasi svenuta, ubriaca sopra. Il cavallo barcollava completamente anche lui, fino a che il tipo ha fatto per cadere all'indietro, quindi ha tirato il cavallo. Ci siamo spaventati, siamo venuti via, perché un cavallo è anche un po' pericoloso se ti cade addosso o se si imbizzarrisce. Abbiamo fatto qualche passo indietro, speriamo non si sia fatto del male il cavallo, perché la persona sopra, se si è fatto del male, mi ride anche un po'. Però alla fine siamo ripassati un minuto dopo e hanno tolto il tipo dal cavallo, ovviamente. Non si legge in piedi. Però dimmi te se si può. Dimmi te se si può. Aia! Ma vaffanculo, elettrificato!